di Emmet pure come mi hai detto. Bagare in consiglio comunale l'altra notte, dopo 8 ore di discussione, il PD Gianni Berno interviene sul caso dell'assessore Brunetti. Vorrei richiamare il consigliere Zampieri che sta saltando fisicamente addosso al segretario. La presidente del consiglio Pietro Grande è stata avvicinata dagli esponenti del PD, le avrebbero chiesto il rispetto del regolamento e le avrebbero gettato addosso i cartelli. A rimettere tutto in ordine sono stati gli agenti di polizia municipale presenti, poi la seduta è stata sospesa. Devo purtroppo sospendere il consiglio per almeno 10 minuti, poi vedremo. Successivamente ha ripreso la parola il sindaco. Io ritengo questa cosa molto grave, e al di là della dialettica, per una cosa è la dialettica, no? Una cosa è aggredire il Presidente del Consiglio. Fatti gravi e inauditi, esordisce a bocce ferme Federica Pietro Grande. Berno, Michalizzi, Zampieri e Bettin si sono scagliati con violenza sul banco della Presidenza, urlando frasi irripetibili e minacciandomi platealmente. Un'altra versione è quella fornita dal consigliere Massimo Bettin. Il sindaco ha offeso il consigliere Gianni Berno. Dopo l'ennesimo menefreghismo del Presidente Pietro Grande, alcuni consiglieri si sono avvicinati al banco per chiedere di applicare il regolamento. Bitonci continua Bettin. Vergognandosi delle cose dette, ha farneticato che avremmo aggredito una donna. Vergogna. Berno dice, per cercare di coprire la sua incapacità di autocontrollarsi offendendo i consiglieri, il sindaco attacca con l'insulto e la menzogna. Francesco Fiore di Padova 2020 prende le parti del PD ma dice che l'attacco alla Pietro Grande è stato un errore. Ha sbagliato anche il sindaco, però a insultare ripetutamente il consigliere di opposizione, dice.